Un tour estivo sulla costa con la possibilità di degustare gratuitamente l'olio DOP cartoceto e della frutta fresca di stagione. È l'iniziativa partita il 4 agosto scorso ai Bagni Sergio di Sassonia e che con varie tappe ha offerto a fanesi e turisti una merenda genuina, oltre a un'occasione unica per incontrare i produttori, scoprendo un mondo di eccellenze. A parlarcene è il presidente locale di Alberghi Consorziati, tra i promotori del progetto. Cecchini, una iniziativa che torna dopo il successo dello scorso anno. Sì, alla grande. Abbiamo fatto questa iniziativa con il consorzio dell'olio DOP di cartoceto e naturalmente la frutta del primo raccolto, una merenda a chilometri zero. È stato un grande successo. Circa 1500 persone hanno fatto la merenda gratis, come si vuol dire, con i prodotti ottimi del nostro entroterra. Quello che ci hanno chiesto anche i turisti che erano sulle spiagge e anche non solo i fanesi che è stata una cosa eccezionale e volevano comprare il prodotto. Il prossimo anno verrà rifatto, perché già ne abbiamo parlato, però quello che è importante è che la gente l'abbiamo coinvolta veramente con cose semplici ma buone. Venerdì l'ultima tappa. Sì, l'ultima tappa la faremo venerdì 2, dove il bar del porto, il caffè del porto, famoso sia per la moretta ma anche per la degustazione dei dolci alla moretta, che abbiamo fatto diverse iniziative l'anno scorso, chiuderemo con l'olio e la frutta del primo raccolto. Ringrazio il consorzio e ringrazio anche il primo raccolto.